Una grande giornata sicuramente nei termini della partecipazione. Sicuramente possiamo dire che la Napoli accogliente, la Napoli ribelle, la Napoli solidale ha risposto all'appello che avevamo lanciato, una città intera coesa che ha provato a respingere in maniera forte Matteo Salvini e con lui le sue idee razziste e xenofobe. 15.000 persone in piazza significa che nonostante gli allarmismi, nonostante i titoloni di giornale che parlavano di antagonisti brutti e cattivi che sarebbero scesi in piazza, nonostante la questura avesse creato un clima di intimidazione anche nei confronti dei manifestanti, la città ha risposto e sicuramente questo è un grande risultato, nel senso che finalmente si riesce ad alzare la testa rispetto ai tentativi di Matteo Salvini e della Lega Nord di provare a mettere piede anche a Napoli e al Sud Italia dopo anni di offese, di soprusi dal punto di vista politico. È chiaro che ci sorprende il dispositivo messo in campo dalla Questura, perché pensiamo che Napoli di fatto è stata commissariata. È stata commissariata nel senso che i manifestanti, gli attivisti, nelle settimane precedenti al corteo hanno costruito una rete, una mobilitazione che ha coinvolto l'intera città, come dicevo prima, che è riuscita a fare pressione sia sulle istituzioni di prossimità, ma anche sulla prefettura e la questura per revocare la concessione a Matteo Salvini della mostra d'oltremare. Questo è successo ieri nel pomeriggio, mentre dopo poche ore è dovuto scendere in campo il ministro dell'Interno Minniti per imporre a Napoli il comizio della Lega Nord e di Matteo Salvini. Pensiamo che quindi le 15.000 persone in piazza siano state una risposta a tutto questo. Napoli è stanca di essere commissariata, Napoli non può accettare questa strana commistione tra PD e Lega Nord. Abbiamo già letto le note di solidarietà del presidente, del governatore della regione De Luca. Ci lascia tutto molto da un lato sorpresi, ma dall'altro ci dice che la strada intrapresa è quella giusta, perché è quella di una costruzione di un'alternativa di comunità ribelli e indipendenti, così come a Napoli, ma così come tutte quelle che sono scese in piazza con noi, da Benevento alle Marche, al Veneto, alla Lombardia. C'è una confederazione di comunità ribelli e indipendenti che sta costruendo un'alternativa. E non ci sorprende da questo punto di vista trovarci di fronte un'unione della socialdemocrazia liberale europea e delle destre ultranazionali più becere. La stessa composizione tornerà in piazza il 25 marzo a Roma in occasione dell'anniversario delle firme dei trattati dell'Unione Europea per raccontare che dal basso si sta costruendo un'alternativa, un'Europa diversa, si vuole costruire appunto un mondo che abbatte i confini e che include piuttosto che escludere.